benvenuto al sindaco Sala, all'assessore Filippo Del Forno, alla presentazione dell'11ª edizione di Vito Settembre Musica. Con questa edizione si festeggia il 40° compleanno di Settembre Musica, che abbiamo voluto ricordare con una breve presentazione video che avete qui alle nostre spalle, giusto pochi minuti per raccontare una storia che in questi 40 anni si è riunita a Torino nel segno della musica. E proprio perché la musica sarà protagonista per il nostro mese di settembre, vorrei dare voce alla fanfara, che prego di entrare e prepararsi, il sestetto di trombe del conservatorio che fa parte della scuola di tromba del maestro Roberto Rossi, che eseguirà un movimento della sonatina di Simpson. Della musica contemporanea e ho piacere di ringraziare in modo particolare i pomeriggi musicali e la Fondazione per la Cultura, perché il loro lavoro, quello del Comune di Milano e della città di Torino, rende possibile questo importante appuntamento culturale che regala un mese di musica alle nostre due città che coinvolge il loro territorio. Do quindi con piacere la parola a per un breve saluto da Gaster, presidente del festival, che in particolare coordina la comunicazione del festival e che ringrazio a nome di tutti per l'impegno. Grazie, vi parlo brevemente del festival, di quello che io trovo molto molto interessante di questo festival, che è la trasversalità, la centralità della musica in questo palinsesto ideato dal maestro Campogrande, che travalica 1000 anni di musica, portando però 115 compositori contemporanei a dare 10 prime assolute, 10 prime italiane e 7 prime assolute di composizioni in questo festival, e quindi mischia sapientemente in questa ricetta
pagine di repertorio e invece pagine contemporanee. In una trasversalità che non solo è centrale nelle sedi più classiche dove si fa musica di Milano e di Torino, ma prende anche tutta, come dire, la città metropolitana, quindi tocchiamo anche le varie parti delle nostre due città. In un'attenzione anche, devo dire, ai prezzi, che è un'attenzione importante, perché su 140 concerti che andranno a interessare questo festival, ben 69 sono gratuiti e gli altri hanno un prezzo molto molto contenuto. I concerti serali vanno da 10 al massimo di 30 euro, i ragazzi sotto i 14 anni pagheranno 5 euro e appunto moltissimi concerti saranno gratuiti, sempre quelli pomeridiani. Quindi c'è una grande volontà di avere un pubblico eterogeneo e trasversale che, come diciamo sempre con il maestro Campogrande, gioisca della musica e quindi che capisca attraverso la guida all'ascolto, che sempre preciderà i concerti serali, il fil rouge che unisce questo palinsesto interessante e sempre stimolante che troverete appunto nel programma. Programma anche graficamente, come quello dell'anno scorso, che ha avuto appunto molto interesse per i nostri spettatori, è congegnato nel modo da attirare anche graficamente l'attenzione anche nei titoli e anche appunto in come è stato studiato. Tutto questo porta secondo me a una grande fruizione. L'anno scorso in piazza, che è stato forse il momento centrale del festival, come sapete l'open singing, abbiamo portato 25.000 spettatori, a cui abbiamo dato 5.000 partiture, che come raccontavamo stamattina non sono state lasciate neanche una per terra in piazza, e questo la dice lunga su come le persone si siano emozionate, si siano interessate a cantare insieme, come questo sia piaciuto. E dunque quest'anno ripetuta questa festa di piazza, anzi duplicata, perché poi, come vi racconterà bene il maestro Campogrande, si è deciso di replicarla con la nona di Beethoven, data da un concerto di giovani che appunto porteranno questa famosissima pagina musicale all'attenzione del nostro pubblico. Ecco, credo che sarà appunto il fil rouge che unisce quest'anno è la natura, come l'anno scorso era Padre e Figli, e sono convinta che sia questo, come dire, un titolo, un senso, che dia un senso a tutto il programma. E quello che però mi preme di farvi mettere in luce è che è la musica protagonista, e appunto sono le pagine musicali, sono queste scelte musicali del maestro Campogrande che avvincono il nostro pubblico e lo tengono, come dire, curiosamente attento e partecipe del festival. L'anno scorso il festival è andato così bene che appunto si replica in questi punti che sono stati quelli caratteristici del festival: la guida all'ascolto, la piazza duplicata, i prezzi contenuti, come vi ho detto, e una grande attenzione al palinsesto musicale che mette tante novità insieme anche a tanta musica fruibile, conosciuta, che si ascolta con gioia e con partecipazione, e speriamo che il festival sia così. Grazie. Grazie Anna Gastel. Chiederei al sindaco Sala di portare il saluto della città e raccontare questa esperienza di mito anche in questa occasione. Grazie, buonasera. Sarò molto breve perché credo che poi tutti siamo curiosi di ascoltare Campogrande, di quello che ci spiegherà. Da parte mia sono solamente molto felice di questa collaborazione che prosegue. Anzi, quest'anno prosegue con un rilancio, come appunto spiegherà Campogrande, un rilancio importante, ma sono contento perché mi pare certamente un buon esempio di collaborazione culturale e anche un buon esempio di collaborazione politica tra due sindaci che interpretano il loro lavoro come, soprattutto sindaci di queste città come Milano e Torino, che ti chiedono di fare, ecco, interpreto il lavoro facendo e cercando di andare quanto più possibile a soddisfare le esigenze di queste città. È cosa non facile, però abbiamo anche la fortuna di vivere in due città che sono molto vive, che sono ricettive e secondo me è anche importante che hanno un pubblico naturale. E questo è importante perché obiettivamente poi se le cose vengono fatte per bene
c'è questo pubblico naturale che segue e non è scontato. Non aggiungerei altro se non una cosa specifica. Mi fa piacere nello sviluppo appunto del programma di quest'anno constatare che a Milano e a Torino c'è una volontà di portare la musica dal centro, alle periferie, alla cintura, insomma di allargare in queste complesse città. È uno sforzo che noi a Milano cerchiamo di fare quotidianamente, in ogni nostra azione ci chiediamo appunto se stiamo cercando di dar beneficio a tutti. Così è a Milano, così è anche a Torino, tra l'altro appunto vedendo il programma vorrei venire a Torino per quello, vedo che c'è una, si porta musica alla Pirelli a Settimo Torinese, qui io ci ho lavorato un anno nel 1984, quale migliore occasione per tornare laddove ho cominciato a imparare a lavorare e godermi un po' di buona musica. Grazie. E in effetti Mito Settembre Musica a Torino non è soltanto le grandi sale da concerto, i teatri, ma è un programma che coinvolge tutta la città. Con Mito per la città le note raggiungono quartieri vicini al centro, lontani dal centro, con una programmazione di qualità e coordinata dal nostro direttore artistico Nicola Campogrande, ed è un elemento importante e che fa parte della storia di Settembre Musica. E chiedo quindi a Chiara Appendino di intervenire. Tanto buongiorno a tutti e a tutte, e grazie ovviamente al sindaco Sala per la presenza, all'assessore Del Corno e ovviamente al presidente Gasser e a Nicola per il grandissimo lavoro svolto. Per noi ovviamente questa Mito rappresenta sempre due cose, lo diceva anche Francesca all'inizio. Da un lato diciamo la 40ª edizione di Settembre Musica, e credo che sia doveroso proprio nel 40esimo ricordare anche l'assessore Valmas, che nel 78 no, ebbe questa grande idea, che noi oggi abbiamo in qualche modo ereditato il patrimonio che è stato costruito negli anni, quindi di un'idea allora assolutamente straordinaria, innovativa, di portare i concerti di musica classica fuori, nelle chiese, quindi cercare ovviamente di creare nuovi pubblici e avvicinare i giovani e non solo a questa musica. Quindi credo che insomma da un lato ci sia ovviamente per noi questa 40ª edizione di Settembre Musica e l'11ª di Mito. E quindi ovviamente noi come città siamo credo a prescindere dal fare e ravvivare, dall'altro comunque si prosegue rispetto a quanto accaduto in passato su Mito, su una governance che si è proseguita, che si è cambiata e oggi ci permette comunque di dare un risultato che è sicuramente un bel festival, che mira a essere un festival nazionale, anzi internazionale di musica classica, e che ha sempre, credo, tre grandi obiettivi, e qui chiudo. Il primo è ovviamente di rendere fruibile la musica classica, di rendere diciamo accessibile la musica classica in più zone della nostra città, e c'è stato un lavoro ovviamente di coinvolgimento di tutte le circoscrizioni, e poi non dimentichiamoci sempre di cercare di creare un nuovo pubblico, che è forse la grande sfida che noi abbiamo. Le cose si tengono insieme, se si riesce a collaborare con questo. Tutti gli attori che hanno sponsor, che hanno permesso di lavorare su questo. Mesi di musica grazie a tutti si sia portati a un bel risultato che speriamo tanti torinesi, milanesi e non solo torinesi e milanesi potranno in qualche modo fruire e potranno ovviamente giovarne. Grazie. Il sindaco Sala ha citato Pirelli, ha citato la sua esperienza, ma con questo festival appunto presenteremo presenterà in particolare la Fondazione Pirelli un appuntamento particolarmente interessante, un concerto che avrà luogo nel polo industriale Pirelli a Settimo Torinese. Chiedo ad Antonio Calabrò se può avvicinarsi per presentare questo che è un vero e proprio progetto culturale. Grazie. Grazie Assessore, grazie ad Anna Ganza, grazie a Nicola Campogrande, grazie
al sindaco di Milano, al sindaco di Torino per questa opportunità. Pirelli, lo stabilimento Pirelli Settimo Torinese è stato sempre dentro Vito, fin dalla nascita. Abbiamo fatto un concerto per Ottoni nel vecchio stabilimento di via Brescia, poi un concerto in musiche Novecento nel nuovo polo industriale e la settima sinfonia di Beethoven a Settimo, era anche un titolo di giornale, detta così. Abbiamo provato a fare un passo in più, dicendo che la fabbrica, luogo in cui si fa cultura, non soltanto si producono ricchezza, lavoro, dignità, coesione sociale, la fabbrica digitale, Industry 4.0, per dirla con il linguaggio di chi sa le cose economiche, non ha un suo suono. E allora abbiamo chiesto a Salvatore Accardo, a Francesco Fiore, all'orchestra da Camera Italiana di venire in fabbrica e stare lì e ascoltare le macchine e guardare i movimenti e i passi degli operai, degli ingegneri e stare davanti ai computer dei laboratori per vedere se questo potesse produrre una musica. E l'ha prodotta. Si chiama Il canto della fabbrica. Ora, il tema è natura e uno potrebbe subito dire che c'entra la natura con la fabbrica. Quando Renzo Piano ha progettato il nuovo stabilimento di Settimo, ha voluto che ci fosse un lungo corridoio trasparente in mezzo agli alberi di ciliegio, 500 alberi di ciliegio. Anche qui la vocazione del titolo è facile, la fabbrica nel giardino dei ciliegi. E così si chiama il nostro concerto. Noi pensiamo che questa musica, questo canto della fabbrica, che non c'è nel panorama musicale internazionale, abbia un valore particolare perché dà dignità di cultura alta, come lo è la musica, al lavoro quotidiano di ingegneri. Beppe Sala ricorda bene la sua esperienza a Settimo, ti ringrazio per averla ricordata, di ricercatori, di persone che vanno lì e ogni giorno costruiscono una cosa nuova. Grazie. Allora diamo spazio ai contenuti di questa nuova edizione. Nicola Campogrande. Grazie Assessore. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a entrare in quello che credo possiamo definire con più compiutezza da quest'anno lo spirito mito. È vero, questa è un'edizione che fa un passo avanti anche rispetto all'edizione 2016, la prima della quale mi sono occupato, che è stata definita un'edizione di evoluzione del festival. Non c'è dubbio, sono cambiate molte cose rispetto alla storia precedente della manifestazione. La prima, la più evidente, è stata che dallo scorso anno Mito è tornato alle origini per certi versi, cioè si dedica esclusivamente alla musica classica. E l'altra grande innovazione è stata che Mito è diventato un festival tematico e per questo anche quest'anno esiste un punto di riferimento che per noi è il concetto di natura. E questa doppia scelta, la musica classica, la tematizzazione e la quantità di concerti che il festival organizza, perché sono 140, 70 ripetuti nelle due città, hanno un senso in un contesto di città dalla vita musicale così effervescente e con un pubblico, come ricordava giustamente il sindaco Sala, soltanto se si prende seriamente in considerazione la missione del festival, che è quello di essere un momento eccezionale, di essere per l'appunto una festa. Allora, una festa che si svolge utilizzando un'espressione umana dalla storia così antica come quella della musica classica, che siamo abituati ad ascoltare e riascoltare, soprattutto a partire dai primi anni del Novecento, con un concetto che abbiamo definito il repertorio e quindi continuiamo a battere sempre sugli stessi tasti, è una festa che secondo me può riuscire e considerarsi tale soltanto se ci si pongono alcune domande sulla pratica dell'esecuzione e dell'ascolto della musica classica. E Mito senza dubbio tenta di porsi queste domande e di dare alcune risposte. È quella generale che io mi do ogni giorno e cerco di declinare insieme agli artisti che sono coinvolti nella programmazione del festival, è una risposta che ha a che fare con la curiosità, con l'avventura. Mi sto divertendo nell'immaginare questo programma, tu ti divertirai nel suonare, nel dirigere, oppure stiamo semplicemente ripetendo un gesto tutto sommato prevedibile, gradevole ma prevedibile. L'edizione di quest'anno, più ancora di quella dello scorso anno, ci
ci ha permesso di dialogare con tutti gli artisti e di ottenere il risultato di formulare esclusivamente programmi originali. Quindi tutte le 140 serate e pomeriggi fanno ascoltare al pubblico delle due città dei programmi che non si sono mai sentiti, con artisti che sono eccezionali anche quando suonano altre cose, ma che sono stati invitati a Mito solo perché hanno accettato di declinare il tema natura in modo originale, dando origine ai concerti che hanno tutti un titolo, tutte le loro brave quattro righe di presentazione anche sul programma generale, che vogliono provare a testimoniare questo sforzo di messa in gioco collettiva e di fantasia da parte degli artisti che hanno lavorato insieme a me. La presidentessa Castel citava giustamente la presenza di 115 autori viventi che sono eseguiti nel corso del periodo festivaliero. Guardate, un numero consistente, ma mi piace sottolineare che non si tratta di un gesto culturale, non si tratta di un dovere, si tratta di un piacere, anche perché l'asticella è molto alta, su questo come su tutti gli altri aspetti del festival io mi permetto di essere inflessibile, e siccome la musica scritta dagli autori viventi ha attraversato periodi anche di grande turbolenza nella relazione con le orecchie degli ascoltatori, ma questo periodo è in parte trascorso, c'è un bacino importante di compositori che scrivono musica bellissima e affascinante che ha tutti i diritti di abitare insieme alla musica di repertorio. Lo abbiamo fatto in maniera importante lo scorso anno. I numeri mi ricordavano che erano già 112 i compositori eseguiti, continuiamo a farlo quest'anno. Abbiamo trovato lo scorso anno una risposta importante, appassionata, coinvolta del pubblico, che ha scoperto l'esistenza di una musica contemporanea diversa rispetto allo stereotipo degli ultimi decenni. Spero che si possa continuare a lavorare in questa direzione, e questo, come capite, è un ingrediente importante naturalmente nella formulazione dei programmi, perché non si attinge solo al grande repertorio, ma c'è molta musica fresca appena scritta, oltre a quella commissionata. E la Presidente citava giustamente le 10 prime esecuzioni italiane, le 7 prime esecuzioni assolute che noi abbiamo all'interno del festival. È importante che tutto questo arrivi al più ampio numero di ascoltatori, fanno bene i sindaci a ricordarlo, l'assessore a ricordarlo, perché se no il gioco potrebbe rischiare di rivelarsi sterile. In natura la sterilità è una cosa che non funziona quasi mai. È per questo che mi piace declinare regolarmente nell'ideare un concerto, nel lavorare con gli artisti, mi piace declinare quel momento che precederà il concerto, i 4 minuti ai quali ci siamo abituati un po' lo scorso anno. Continueremo ad avere i nostri 4 presentatori, 2 a Torino e 2 a Milano, che con poche parole, normalmente molto ben calibrate, questa è l'impressione che in tanti mi hanno riportato dopo il festival dello scorso anno, aiuteranno il pubblico ad entrare nel vivo, nel cuore, ad ascoltare del concerto ciò che ci sembra saggio suggerire di ascoltare. Poi i 4 minuti trascorrono, ognuno è dotato della propria sensibilità, del proprio cervello, delle proprie orecchie, ma insomma ci sembra doveroso suggerire delle chiavi di ascolto che possono essere utili per il melomane smaliziato e per il neofita allo stesso modo, per avvicinarsi ai concerti di Mito e goderne nel modo più intenso, perché poi alla fine di questo si tratta. Mi sembra importante anche il gesto di riappropriazione della musica classica. È chiaro che è qualcosa che ci appartiene. L'Italia ha una parte importante nello sviluppo della storia della musica classica, e però un senso di distanza si è sviluppato, se non altro di distanza storica. Allora, da un lato io registro una grande voglia di musica classica, un grande piacere, le scuole di musica sono piene di bambini, di ragazzini. Quando si espongono i bambini alla musica classica si hanno reazioni entusiastiche, poi ci si perde per strada. Allora evidentemente è qualcosa che abbiamo dentro, che costituisce la nostra identità, ma talvolta dobbiamo ricordarci che siamo anche figli della musica classica, siamo detentori di questo capitale culturale e di bellezza e di piacere. La riappropriazione che credo sia necessaria passa anche attraverso il fatto di fare musica e di fare musica classica. La serata di Open Singing che è stata ricordata è stata effettivamente
forse il momento topico nella realizzazione del festival dello scorso anno. Quest'anno dovremo stampare molte più partiture e noi pensavamo di tenerne una parte in archivio. Quando si sono esauriti 5.000 fascicoli nella prima piazza e poi ci siamo resi conto che c'erano 13.000 persone che avrebbero voluto prendere in mano la partitura e naturalmente hanno dovuto riunirsi per cantare, il che non è una brutta cosa. Io per esempio la mia non l'ho avuta, lo confesso, perché sicurissimo che ne avanzassero, ho cantato con delle persone che ho conosciuto in piazza e con i quali ho condiviso la partitura. Quel gesto, il cantare tutti insieme, è un gesto importante perché riporta dentro il corpo qualche cosa che ci appartiene come la musica classica. E anche quest'anno sarà una serata alla quale spero di vedere presente una parte importante di cittadinanza, perché cantare insieme ci ha fatto sicuramente bene. E poi sarà il culmine di una giornata nel corso della quale avremo 20 cori che si esibiscono in tutta la città e che rappresentano il meglio della coralità, non soltanto locale ma nazionale, con alcune punte internazionali. Il coro dei giovani francesi, per esempio, sarà presente quest'anno all'interno del festival. È vero, ci sarà anche una nona di Beethoven eseguita da giovani, eseguita da ragazze, come mi è piaciuto scrivere nel titolo di questo concerto, ma anche questo non è semplicemente un concerto gratuito in piazza, è un lavoro di riappropriazione di un'icona della musica, come è la nona sinfonia di Beethoven. Come ce la possono suonare i ragazzi che si avvicinano oggi a questo capolavoro, che probabilmente abbiamo nelle orecchie con le esecuzioni, nelle esecuzioni di grandi orchestre e grandi direttori del presente, ma anche del passato? Forse diventa più nostra questa musica se la ascoltiamo eseguire in modo diverso e se la ascoltiamo in piedi, tutti insieme, in piazza, facendo questo piccolo sforzo di essere lì. Diventa qualcosa che fisicamente probabilmente ci apparterrà di più. E poi la diffusione dei concerti, citata dai sindaci, in tutti i luoghi che ci sono venuti in mente, fa parte di una riappropriazione anch'essa. Se la musica classica è mia, la devo trovare anche a casa mia. Casa mia vuol dire le 1.000 sale della città metropolitana, vuol dire che non devo necessariamente spostarmi in centro per ascoltare, ma posso trovare concerti di qualità, talvolta con gli stessi artisti che suonano nelle sale centrali, anche in luoghi che sono distribuiti in tutta la città. È capitato che nella costruzione di un festival con queste caratteristiche, con artisti che accettassero la sfida, perché chi non aveva voglia di mettersi in gioco non può pensare di entrare a far parte del cartellone di mito, chi non ne condivide lo spirito non si trova a suo agio in un cartellone come questo. È capitato che alla fine la costruzione del puzzle ci portasse a dire con orgoglio che le tre orchestre portabandiera della musica italiana sono tutte presenti in cartellone: l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Filarmonica della Scala. 1, 2, 3 sono presenti insieme alle altre orchestre di eccellenza, naturalmente, in primis l'Orchestra Teatro Regio di Torino, l'Orchestra Verdi, l'Orchestra Filarmonica di Torino, l'Orchestra Pomeriggi Musicali, le istituzioni importanti della città ci sono, naturalmente, ma questo festival nell'edizione 2017 ha anche le tre orchestre italiane e non mi sembra male, nel cercare di declinare questa vocazione che è stata ricordata, di un festival che in Italia sta precisando la sua identità. Quello che a me piace definire lo stile mito comincia ad essere compreso anche dagli artisti che si avvicinano con delle proposte che vanno nella direzione che sto provando a segnalare. È anche un festival nel quale però gli aspetti di energia legati alla giovinezza, e la natura è un buono stimolo, è stato un buono stimolo anche nella costruzione dei programmi, sono quanto mai evidenti. Non abbiamo soltanto le tre orchestre simbolo della musica italiana del mondo, abbiamo anche le giovanili di quell'orchestra, abbiamo l'orchestra giovanile italiana, abbiamo il coro giovanile italiano. Questo vuol dire avere davvero una rappresentanza della musica italiana riunita all'interno del festival. Giovani che peraltro sono presenti come solisti, che sono presenti in formazione cameristica, che sono senz'altro un altro dei punti di attenzione da parte del festival, sempre perché la vita musicale delle nostre due città è di livello così alto, io penso che una nostra funzione di stimolo sia importante. Allora ci si prende dei rischi, perché con i giovani questo si deve fare, io sono ben felice di farlo, e si incontrano dei musicisti che hanno delle idee diverse, in alcuni casi innovative, e servono però
a rinnovare la nostra relazione con la musica classica e a farci ritrovare anche un piacere che certamente non passa semplicemente attraverso la ripetizione di gesti di repertorio. La stessa orchestra con la quale noi apriamo il festival, la Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Ingo Metzmacher, con Jean-Yves Thibaudet al pianoforte, è la migliore orchestra giovanile del pianeta, non ci sono dubbi su questo. E mi sembra che il gesto possa essere colto in maniera evidente. Apriamo così e non è casuale, perché in quella direzione ci piace pensare di andare. I programmi sono tutti stati calibrati singolarmente, ma sono, mi sembra, anche presentati in modo onesto sul programma generale, nel senso che la breve descrizione serve a orientarsi, e questo è stato notato e apprezzato nella scorsa edizione. Ho cercato di essere ancora più preciso e, se volete, nel contempo suggestivo anche sul programma di sala di quest'anno. Però voglio provare a citarvi alcuni dei programmi per raccontarvi in che modo mi sembra che il festival si sia mosso e si debba muovere ancora di più. C'è un concerto, ad esempio, tenuto dall'Orchestra Verdi di Milano, che proporrà la prima esecuzione italiana di un concerto per violino e orchestra di un compositore arabo che si chiama Mohamed Fairous, un concerto importante, dura mezz'ora, non è un pezzettino. Questo brano è dedicato all'Andalus, dunque alla Spagna vista con gli occhi di un arabo. E allora il paesaggio spagnolo, che poi è diventato il titolo di questo concerto, mi ha fatto pensare che avesse senso proseguire questo gioco. È una pagina di Manuel de Falla, è entrata a far parte del programma, ma allora a quel punto aveva forse senso anche immaginare un altro sguardo sulla Spagna, una Spagna araba, una Spagna autenticamente raccontata da un suo compositore, e il Bolero di Ravel è stato il terzo tassello che mi sembrava ragionevole mettere sul tavolo, una Spagna raccontata da un francese di origine basca. Allora i programmi sono costruiti in questo modo, c'è un'idea che viene declinata cercando coerenza e direi anche forza. Ecco, l'espressione completa il programma non fa parte del nostro modo di lavorare, non c'è mai qualche cosa messo lì perché serviva arrivare al minutaggio. Ecco, Mito non ha costruito il proprio cartellone in questo modo. C'è molta musica nuova perché ci sono molti artisti, molti interpreti che, visto il semaforo verde da parte di questo Mito, hanno piacere di suonare i nuovi compositori che stanno disegnando il panorama del presente. Non c'è da spaventarsi, non ci siamo spaventati lo scorso anno, chissà perché lo dovremmo fare quest'anno. È sempre successo nella storia dell'umanità, c'è stata una parentesi storica importante. Se riusciamo a suturare, diciamo, questa ferita ed andare verso un presente in cui si gode di nuovo reciprocamente di ciò che viene scritto oggi, con il prezioso contributo degli interpreti e la curiosità degli ascoltatori, credo che possiamo essere tutti più ricchi. Ma esiste naturalmente anche un passato al quale il festival si riferisce. C'è all'interno della programmazione, ad esempio, un oratorio di Michelangelo Falvetti, scritto nel 1682, una scoperta recente che valeva la pena fare. Non tutte le riscoperte sono degne di nota, talvolta quelle si ridimentica facilmente e va bene così. Ma questa, che è la storia del diluvio universale, il cielo, la terra, Dio che si arrabbia, l'arca di Noè, quella cosa lì, e che è un tema quanto mai legato al mondo della natura, mi sembrava assolutamente perfetto per cercare anche all'indietro degli stimoli per una più efficiente, efficace, piacevole declinazione della musica classica. È secondo me davvero un grande pezzo di musica, al punto che lo scopritore e il direttore d'orchestra, che per la prima volta l'ho presentato in Francia, dopo la prima esecuzione ha ottenuto la cittadinanza onoraria della città di Ambronay. Tale è stato il successo e l'entusiasmo per l'esecuzione. Non so quanti altri casi simili si possano citare, magari qualcuno ha tenuto una contabilità, ma ecco, mi sembra molto forte come gesto da parte di una collettività che dice wow. È pieno di musica da scoprire, sempre perché il festival è complementare in una città come Torino rispetto al lavoro delle stagioni ordinarie. Uno dei brani che mi piace segnalare, perché potrebbe sfuggire nella ricchezza della programmazione, è la prima esecuzione italiana delle Morland Elegies di Tony Curvis, che è un compositore estone di 45 anni. Scrive musica in uno stile assolutamente imprendibile, difficile trovare qualcuno
che sia una matrice efficiente come punto di riferimento. È stato definito impressionismo magico la sua musica, e forse lì dentro si può trovare una definizione. Quello che è sicuro è che quando ci si trova ad ascoltare questo brano per coro e orchestra, con le migliori forze estone, quelle tradizionali, il coro da camera di Tallinn, l'orchestra da camera estone, Risto Jos come direttore, quindi gli interpreti per i quali è stato scritto questo brano e che lo hanno recentemente inciso, quando ci si trova ad ascoltare questa musica si ha una sensazione di bellezza e di pienezza rispetto a un presente che si esprime in modo musicale assolutamente, per me, sconvolgente. Una serie di liriche su testi di Emily Bronte che riprendono le atmosfere naturali del nord dell'Inghilterra, di cime tempestose, e che diventano una musica veramente affascinante e potentissima. Ci sono delle esplorazioni come quella nel barocco celtico, non sempre si deve andare verso il presente per trovare dei motivi di stimolo. Noi siamo abituati a pensare a un barocco, a Vivaldi, Bach, a Handel, a chi volete voi. Sono esistiti naturalmente molti barocchi che hanno avuto una storia meno fortunata. Abbiamo un concerto nel quale presentiamo musiche tradizionali celtiche che possiamo trovare anche in contesti non specificamente legati alla musica classica, e musica di grandi autori barocchi che si sono ispirati al patrimonio celtico. E quindi è come sentire due musiche insieme, una sovrapposizione di storie. E di nuovo un'emozione anche un po' spiazzante, ma trovo terribilmente affascinante, che presentiamo all'interno del festival. C'è una grande attenzione ai giovani, lo dicevo. Mi fa piacere raccontarlo anche a coloro insieme ai quali realizziamo il festival. Abbiamo in cartellone un pianista spagnolo, vincitore dell'ultimo concorso pianistico di Santander, perché la segretaria artistica del concorso ha visto lo splendido documentario che la RAI ha realizzato sull'edizione 2016. E vedendo questo documentario mi ha contattato dicendo: credo di aver intuito lo spirito mito. Il nostro vincitore di concorso è questo giovane pianista, secondo me ha le qualità per inventare un programma per voi. E così è stato, ci siamo incontrati, abbiamo sviluppato un programma, e mi piace che il festival diventi attrattivo lungo i propri sentieri, con la propria formula, nei confronti di pianisti che sarebbe stato difficile scovare. I concorsi sono tanti, i vincitori sono tanti, non è questo strettamente il nostro mestiere, ma se riusciamo a raccontare ciò che noi facciamo e a far definire il festival con una maggiore precisione, se la nostra fisionomia diventa ancora più riconoscibile, credo che questo sia un vantaggio per tutti, sicuramente per il festival stesso. Il pianista che citavo è uno dei tanti giovani che sono presenti all'interno del festival, un'altra è la pianista cinese che si sta imponendo in questo momento come una delle rappresentanti del nuovo e diverso pianismo. Non c'è dubbio, abbiamo cambiato il modo di suonare il pianoforte. Lang Lang ha stabilito uno standard, Zeze, che è la pianista di cui sto parlando, ne definirà un altro, non ci sono dubbi su questo. Il primo recital italiano della pianista sarà all'interno di Mito, e avremo una prima esecuzione italiana di un brano di Tandun in un programma dedicato all'acqua e agli acquerelli. Questo brano di Tandun si intitola Ricordi in forma di acquerello. Credo che essere attenti alle nuove e diverse forme di interpretazione, soprattutto quelle più curiose, quelle che magari ci turbano, che mettono in discussione le nostre abitudini, sia tra i compiti del festival, sia una cosa importante. Ci sarà una programmazione per bambini che prosegue con l'intenzione di non offrire spettacoli didattico-didascalici, non offrire concerti semplificati, non offrire pomeriggi alla scoperta degli strumenti dell'orchestra sinfonica, tutte attività lodevolissime, ma che non fanno parte, secondo me, dello spirito di Mito. Ci saranno invece dei concerti e degli spettacoli nei quali i bambini troveranno delle espressioni artistiche pensate per loro, che probabilmente li aiuteranno a far crescere la loro sensibilità. Potranno o no diventare degli appassionati ascoltatori di musica o di musica classica. Devo dire
non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello di offrire a una parte importante della cittadinanza, che sono i bambini e i genitori che ascoltano gli spettacoli con i bambini e che poi si mettono nei panni dei loro figli e si pongono le stesse domande, degli spettacoli di profilo molto alto. Ne abbiamo uno nato intorno al Concertgebouw di Amsterdam, si intitola Cello Storm, è un ottetto di violoncelli olandese. Lo spettacolo che hanno creato è assolutamente meraviglioso e anche indefinibile, e sono 50 minuti in compagnia dei quali un bambino evidentemente fa delle scoperte emotive e psicologiche e vive un'esperienza con la musica che difficilmente potrebbe vivere in altro modo. Questo è il taglio di spettacoli che mi piace portare a Mito e che anche quest'anno fanno parte del cartellone. Il Festival collabora con la realizzazione di due convegni internazionali e mi piace citarlo perché questi ragionamenti vanno anche declinati e sostenuti con degli apporti teorici. Un convegno milanese sul canto ambrosiano, un convegno torinese realizzato in collaborazione con l'Università di Torino sull'acqua e la musica, o la musica e l'acqua, se volete, saranno i nostri punti d'appiglio per sviluppare ulteriormente la riflessione sui temi del festival. E io ho una particolare affezione al programma di Sara, se non altro perché ne ho scritti tanti nella vita e ne ho letti molte migliaia, e mi fa piacere comunicare che quest'anno i programmi di Sara saranno gratuiti per tutti i concerti, in tutte le sale, in quelle centrali, in quelle periferiche. È uno strumento, secondo me, importante, che è complementare rispetto ai 4 minuti di presentazione e che mi fa piacere pensare che tutti gli ascoltatori potranno avere davanti nel corso del concerto. È una parte dell'esperienza. Insomma, come spero possiate capire, il festival si pone con una fisionomia sempre più precisa. Lo scorso anno è stato un anno di evoluzione importante, questo è un anno, mi pare, di rafforzamento altrettanto importante. Io lo posso dire, credo, mi sono davvero divertito nel costruire questo programma. È stato un lavoro lungo, è stato un lavoro faticoso, però anche molto appagante, perché la reazione da parte dell'orchestra, dei colleghi direttori artistici, degli artisti che troviamo in cartellone, è stata la reazione di persone che avevano voglia di fare musica mettendosi in gioco e proponendosi in 20 giorni che sono 20 giorni speciali. Spero che lo diventeranno davvero e mi auguro di vedere i concerti. Non sarebbe possibile se non ci fosse un impegno importante da parte di un partner come Intesa San Paolo, e purtroppo non potevano essere qui presenti Vittorio Meloni e Paola Musso, che ringrazio del sostegno che assicurano ogni anno al Festival Mito Settembre Musica, e vorrei anche fare un ringraziamento e chiedo a Barbara Graffino del Consiglio Generale di Compagnia di San Paolo di venire a dire due parole, in particolare riguardo all'impegno che compagnia mette nel coniugare l'impegno sociale con la cultura, proprio perché grazie a Compagnia di San Paolo dal 2009 Mito Settembre Musica porta la musica a chi non può recarsi nelle sedi dei concerti. Quindi ringrazio Barbara Graffino a nome della città. Grazie. Funziona? Sì. Sì? Ok. Buongiorno e grazie insomma per averci voluto presenti a questa manifestazione. Ringrazio l'assessore Laone, saluto il sindaco Sala, il sindaco Appennino, il direttore artistico di questa grande manifestazione. Direi che non posso che semplicemente sottolineare un legame che è più che consolidato con la manifestazione Mito e prima ancora con Settembre in Musica, questo a testimoniare l'importanza che questa manifestazione ha per la Compagnia di San Paolo. Ho sentito grandi numeri, 140 concerti, quanti autori viventi che vengono suonati, quindi anche quest'anno un gran successo, e un gran successo credo anche per altri elementi come il tema della rete, di far partecipare molte istituzioni musicali
il coraggio di far partecipare i giovani, di farli suonare in una manifestazione così importante, il coraggio di sostenere anche la formazione di queste nuove leve, e poi ancora un aspetto fondamentale, quello che diceva Francesca Leon, no? La riappropriazione della musica, bellissimo, ma anche dei luoghi, e quindi sosteniamo il fatto che Mito vada laddove le persone non possono spostarsi, quindi negli ospedali, nelle case di cura, e questa è un'azione assolutamente meritoria, oltre a quello di non essere soltanto nelle grandi città ma anche nei territori periferici, e questo ha una funzione fondamentale in cui crediamo molto, nella creazione di nuovi pubblici, perché la cultura ha bisogno di questo. Quindi io vi ringrazio e sono qui per sostenere un supporto in cui crediamo tantissimo, perché la cultura ha davvero un impatto certamente economico ma soprattutto sociale, e per il futuro questo è fondamentale. Quindi grazie e complimenti. Sono altri due sponsor da ringraziare, Pirelli, perché non solo ci presenterà un concerto straordinario a settembre, ma sostiene anche la manifestazione Fiera di Milano. E dobbiamo ringraziare anche i media partner, che sono Rai, Radio 3 e Rai Cultura, la Stampa, il Corriere della Sera, il secondo canale radio della Radio Svizzera Italiana, e quindi ed è un supporto importante quello che danno i media partner nella comunicazione e anche nella trasmissione dei concerti, degli appuntamenti. Non mi resta che chiudere chiamando qui sul palco di nuovo la Fanfare, che ci eseguirà la Fanfare La Péri di Paul Dukas, e con le note che accompagneranno la fine di questa conferenza stampa direi che vi diamo tutti insieme un arrivederci al 4 di settembre. Poi i sindaci saranno qui disponibili all'atere per eventuali domande e curiosità.